Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, come avete visto negli ultimi tre video che avevo pubblicato, in realtà li ho registrati tutti nello stesso giorno, quindi non ho avuto occasione di ringraziarvi per i commenti che mi avete lasciato, specialmente sotto il primo video che ho pubblicato due o tre settimane fa, comunque ve lo lascio nella i, dove appunto vi spiegavo i motivi per cui ero stata assente per un po' di tempo. Prendo ecco 2 minuti di questo video soltanto per ringraziarvi per le bellissime parole che mi avete dedicato, per il sostegno che mi avete dato per le due grandi avventure che ho vissuto e che sto vivendo durante quest'anno. E niente, volevo dirvi che siete stati tutti molto gentili, molto educati, molto sensibili, e ovviamente non sembra, perché magari ecco appunto non ci vediamo di persona, però non vi rendete conto di quanto è bello sapere che al mondo ci sono persone così capaci di provare questo tipo di empatia. Quindi grazie, grazie, grazie. Il video che facciamo oggi, ho preso il cellulare perché appunto sono stata taggata su Instagram da Pezzi di Carta, quindi comunque vi lascio anche la scritta qui, andate a seguirla, perché se siete appassionati di libri dovete seguire anche questo profilo Instagram. Su questo profilo di Instagram troverete una foto dove appunto l'autrice pubblicizzava un post sul suo blog dove parlava di classici. Mi ha chiesto anche a me e ad altre persone di partecipare a questo tag, di rispondere alle domande relative ai classici, e quindi ho deciso di accettare. Prima di tutto vi dico che vi lascio il link al post di cui vi parlo qui nell'info box, quindi così potrete andare anche a leggere le sue risposte, ed io ho deciso di partecipare con un video e quindi di parlarvi di alcuni aspetti dei classici che ho amato, che vorrei leggere, che ho odiato e così via. La prima domanda è: un classico celebre che proprio non ti è piaciuto? Purtroppo sono costretta a dire Cime tempestose, sono veramente dispiaciuta perché non sono riuscita a terminarlo, l'ho trovata una lettura noiosa, e da questo momento in poi probabilmente molti di voi chiuderanno il video e si disiscriveranno al canale. Comunque, fatto sta, l'ho trovata purtroppo una lettura noiosa, non riuscivo ad andare avanti, non sopportavo i personaggi e non sopportavo il modo in cui si comportavano. Ho visto il film invece è stato secondo me molto più piacevole, molto più anche veloce dal punto di vista narrativo, nel senso che comunque essendo un film, quindi in un paio d'ore finisce, sono riuscita a seguirlo, mentre il libro mi sembrava troppo lento, non sono riuscita a concluderlo. Seconda domanda: nei libri qual è la tua epoca storica preferita? Sicuramente posso rispondere dicendo il Medioevo. Mi piacciono in generale i libri ambientati nel Medioevo, perché è un periodo storico secondo me interessantissimo, e un giorno, se mai sarà inventata una macchina del tempo, mi piacerebbe provare a vedere com'era effettivamente la vita nel Medioevo. Sicuramente il Medioevo è il periodo in cui mi piace di più avventurarmi quando leggo qualche libro, e in particolare ho con me Notre Dame de Paris, uno dei miei classici preferiti in assoluto, che è appunto ambientato nel Medioevo, quindi direi decisamente quell'epoca storica lì. Terza domanda: fiaba preferita? Anche in questo caso stiamo parlando di classici, quindi io devo nominare assolutamente Pinocchio. Pinocchio è una delle mie storie preferite in assoluto, perché secondo me è così, a parte il fatto che è stata scritta da qualcuno che comunque abitava le mie zone, quindi già leggere la parola babbo invece che papà mi dà una certa emozione, ma in generale proprio perché è una storia così carica di insegnamenti che veramente basterebbe questa da raccontare a un bambino per dargli una visione generale di quale sia il comportamento corretto da tenere durante la vita, quindi rispettare i genitori, andare a scuola, essere un bambino responsabile, non dare retta a chi ci vuole ingannare, non farsi comprare dal denaro, insomma veramente ci sono talmente tanti insegnamenti che la trovo una lettura veramente bella, veramente densa di cose importanti, quindi sicuramente è la mia fiaba preferita. Quarta domanda: quale classico ti vergogni di non aver ancora letto? Allora, in realtà non c'è nessun classico che mi vergogno di non aver letto, perché in fondo infine leggo quello che voglio, quello che mi ispira e che mi piace. Comunque posso rispondere con I Miserabili di Victor Hugo. Perché? Perché in realtà è una lettura che ogni anno mi ripropongo di fare, ma essendo un libro alto così, alla fine
non so, desisto sempre, non mi avventuro mai in questa lettura. Sicuramente mi dispiace perché, essendo un buon proposito che tutti gli anni mi faccio, ah, se sentite dei rumori è il canino che cammina qui sotto, comunque, essendo appunto un buon proposito che faccio tutti gli anni, non so come mai, non riesco comunque a portarlo a termine, quindi lo vorrei fare. Quinta domanda, nomina 5 classici che vorresti leggere nel breve periodo. Allora, in questo caso baro un pochino, perché come sapete appunto non ho una grande passione per i classici, quindi via via quelli che mi sono piaciuti li ho sempre letti. Fatto sta comunque che posso rispondere alla domanda. Il primo libro che dico è sicuramente I Miserabili di Victor Hugo, ma soprattutto è qui dove baro, perché gli altri 4 saranno i 4 libri di Piccole Donne, quindi Piccole Donne Crescono, Piccoli Uomini e I Figli di Joe, dovrebbe essere una cosa del genere. Comunque li ho tutti e 4 in una versione fantastica che ho fatto vedere anche in un video con i miei libri vintage che vi lascio nella i, che era della mia mamma appunto, quindi lo vorrei leggere tantissimo. Sono 4 libri, prima o poi lo farò perché sono veramente curiosa di leggere questa storia. Sesta domanda, serie o libro preferito basato su un classico? Io in realtà non ho letto nessuna serie o libro basati su qualche classico, però ecco, anche qui devio in realtà per parlarvi di qualcos'altro, ovvero voglio parlare della musical, della rappresentazione teatrale di Notre Dame de Paris, che ho visto, quello insomma che è uscito recentemente, che ha viaggiato in tutta Italia per anni e che quindi insomma io sono andata a vedere a Firenze. Io l'ho adorato, sono un amante di musical in generale ed ho adorato questa storia. Me l'ero vista, se non erro, prima in DVD e poi dopo sono andata, appena ho avuto occasione, sono andata proprio a vederlo. È una rappresentazione meravigliosa, non so quanti di voi siano andati a vederlo, probabilmente qualcuno sì perché è incantevole, chiaramente attori, ballerini, cantanti eccezionali, e soprattutto ho adorato il fatto che la storia fosse veramente attinente al libro Notre Dame de Paris, in tutti i particolari, dall'inizio alla fine, soprattutto alla fine, quindi ho adorato questa storia, ho adorato andare a vederla, mi ha emozionato, mi ha incantata, veramente una rappresentazione splendida. Domanda 7, adattamento televisivo o cinematografico preferito basato su un classico? In realtà qui copio la risposta di Pezzi di Carta, perché lei ha detto appunto Sherlock, la serie della BBC se non erro, in ogni caso insomma la serie televisiva che tutti noi abbiamo visto. Mi è piaciuta molto, mi piace moltissimo l'attore, anzi gli attori, mi piace il modo in cui sono state adattate le varie storie vissute da Sherlock, trasportate nell'epoca moderna, quindi l'ho trovata secondo me insomma un'idea geniale. Mi è piaciuto anche comunque Sherlock Holmes, quello con Robert Downey Jr., eccomi. Io anche quello l'ho visto super volentieri, anche perché adoro tantissimo quell'attore e mi è piaciuto. Oltretutto Sherlock lo sto leggendo proprio in questo momento, quindi sto leggendo sto leggendo piano piano Le avventure di Sherlock Holmes in un volume che ho acquistato qualche tempo fa, che le contiene tutte, e quindi piano piano insomma riuscirò anche ad equiparare un po' più nel particolare sia gli adattamenti cinematografici o televisivi che le storie originarie di Conan Doyle. Domanda 8, edizione preferita di classici che vorresti collezionare? A questa domanda devo rispondere dicendo i classici con la copertina rigida che ha creato la Penguin. Vi lascio alcune copertine qui, sono veramente veramente bellissimi e io li conosco insomma tramite le booktuber straniere che appunto li mostrano nei loro video. Mi piacerebbe tantissimo averli, in realtà sono titubante sull'acquistarli perché io in inglese chiaramente non leggo molto, perché l'inglese, nonostante insomma lo sappia abbastanza, chiaramente quando leggo in inglese leggo più lentamente. Io di solito preferisco leggere in italiano perché sono più rapida e mi rilasso di più, quindi avere le edizioni dei classici che oltretutto hanno appunto un inglese un po' più antico, un pochino più difficile, che sicuramente per me sarebbe un po' più difficile, mi porterebbe ad avere una bellissima collezione di libri che poi non leggerò mai, e quindi alla fin fine non mi sono mai decisa ad acquistarli. Comunque sicuramente averli sarebbe una delle cose più belle del mondo, perché hanno delle copertine fantastiche. Ultima domanda, un classico sottovalutato che consiglieresti a tutti? Per questa domanda ho deciso di parlare di consigliarvi anzi Storia di una capinera di Verga. Verga in realtà chiaramente è un autore studiatissimo anche in Italia, alle superiori in particolare, però diciamo che
questo romanzo in particolare non è che viene spesso, magari viene soltanto nominato, ma non viene poi in realtà letto. Io l'ho letto alle superiori per fare la mia tesina sulle donne, di quinta, appunto in quinta superiore, e mi è piaciuto moltissimo. È una storia meravigliosa di una ragazza che viene costretta a diventare suora. Mi è piaciuto moltissimo anche l'introspezione, quindi tutta l'analisi dei sentimenti e delle sensazioni di questa ragazza. Mi è sembrato un romanzo, nonostante sia appunto stato scritto tanti anni fa, molto moderno, molto, molto attuale e intimo, sicuramente consigliato a tutti, non solo alle ragazze. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere quali sono le vostre risposte, mi raccomando, perché in ogni caso mi fa sempre piacere scambiarsi qualche idea sui classici. E niente, noi ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!